Sì, buonasera a tutti. Ci fosse ancora vivo lo scrittore Saramago e avesse visto la prima parte di quelle immagini, anziché il saggio sulla lucidità, avrebbe scritto, perdonatemi la volgarità, il saggio sulla coglioneria. Perché, vedete, quel signore Ugo Manca, il giornalista cerca pure di dirglielo, di chiederglielo, che parlando di un uomo morto, ironicamente, spavaldamente, con volontà di sfregio morale della memoria di Attilio Manca, dice: Attilio Manca, tra parentesi, è suo cugino, era suo cugino, chiusa parentesi, chi il drogato? Bisognerebbe chiedersi che coglione sia Ugo Manca che 2 mesi prima della morte del drogato, lui che lavorava all'ospedale di Sant'Agata a Militello, per operarsi a un testicolo, al quale evidentemente teneva poco, si è fatto 1.000 chilometri per raggiungere l'ospedale del Colle di Viterbo e farsi operare da chi? Dal drogato. Ora, in realtà, io non penso che questi, lui, Cattafi, quell'altro, questi manigoldi, siano dei deficienti. Hanno un loro delirio di impunità che fa credere loro di poter dire qualunque stupidaggine senza avere un minimo, neanche, non solo senso del pudore, ma neanche, senso dell'ironia su se stessi, pensano di poter dire qualunque cosa, tanto da arrivare allo sfacelo logico con il quale si esprimono. A me verrebbe da pensare, ma davvero il giorno in cui si aprisse un processo, quella gente lì, messa sotto processo, costringerebbe i giudici a condannarli, al di là di qualunque prova, basterebbe solo dare loro il microfono e farli parlare. E la condanna sarebbe scontata. Ora, perché si arriva a questo? Cioè, perché si arriva a quella spudoratezza ignobile con la quale queste persone, che, perdonatemi, qui ci sono tante persone per bene e i signori Manca, per fortuna, sono circondati dall'affetto di tante persone per bene anche a Barcellona, non solo di fuori. E però quella è gente che fa parte della struttura sociale di una certa Barcellona, aggiungo, della Barcellona che comanda. Un cittadino che avesse un qualche problema e subisse un trauma in questa città, magari va a farsi i raggi all'ospedale e si vede curato. Si vede sottoposto a esami diagnostici da un ceffo di quel tipo. Tutto questo accade con la repulsa morale che io ho visto nelle facce di voi, però accade con il rifiuto di qualunque tipo di reazione da parte del corpo vivo, del potere sociale di questa città. Io, saranno stati solo pochi anni addietro, ho visto delle immagini che mi sembravano altrettanto deliranti della inaugurazione di un noto locale e campeggiavano le immagini, fra satiri danzanti, mi viene da dire, di Ugo Manca e della moglie e di tante altre persone. E penso, ma qual è il buio morale e il buio perfino della logica che alle volte ottunde certe coscienze in questa città, se poi interpellati da un giornalista, da un inviato di una testata nazionale, arrivano a compiere cose del genere che davvero sono inenarrabili. Io penso che se una cosa del genere la facessimo vedere e l'hanno vista in qualunque posto d'Italia,
Non lo so quale possa essere la minima reazione, ma quella è Barcellona Pozzo di Gotto, ma allora aveva ragione Marco Travaglio, Barcellona Pizzo di Gotto, ed era perfino un complimento al nome di questa città. Ecco, allora, no, non sono stupidi, sono impuniti. A me, quando ho visto la reazione pure virulenta di Ugo Manca nei confronti di quel giornalista, e apro una parentesi, c'è ancora in Italia qualche giornalista, neanche mi viene da dire coraggioso, ma serio, che ha coscienza del proprio mestiere, che intende raccontare la verità, quella verità da cui siamo partiti. E uno ce l'abbiamo qui a questo tavolo, ed è Lorenzo Baldo. Però Lorenzo, quanti pochi siete? E quanto diminuite in consistenza numerica? Se quelle che un tempo potevano essere le inchieste giornalistiche che potevano essere affidate in televisione a Enzo Biagi o a Giorgio Bocca, oggi spesso la TV d'inchiesta è affidata a trasmissioni che nascono come trasmissioni satiriche, di satira sociale, come Le Iene. Bene, quando vedevo la reazione di Ugo Manca così violenta nei confronti di Gaetano Pecoraro, ho pensato che tutto sommato a Gaetano Pecoraro era andata perfino bene, posto che Ugo Manca, io lo ribadisco perché, vedete, la prima cosa che va fatta, la verità è vero, bisogna cercarla e bisogna sfuggire a quelle filosofie postmoderne secondo cui la verità non c'è, ognuno ha la sua, ma la verità in realtà bisogna ricordarla, perché certe volte ci sono fatti storici accaduti che poi vengono rimossi appositamente per evitare che la società si possa ricordare chi siano le persone che abbiamo davanti. Quell'Ugo Manca è un signore che nel marzo del 1994 venne arrestato, e venne arrestato perché i carabinieri a casa sua trovarono una pistola che non poteva detenere perché non aveva porto d'armi, e aveva però la pistola. Per questo, come dire, ironizzavo e pensavo, vabbè, tutto sommato a Gaetano Pecoraro una sportellata gli è andata pure bene, lo sportello non fa tanto male come altri strumenti. Ma questi sono i personaggi dei quali parliamo, in una storia che ormai è vecchia, è da più di un decennio che ci troviamo a Barcellona ogni 11 o 12 di febbraio e siamo costretti come sempre a mettere i puntini sulle i, a puntualizzare le cose e a sobbarcarci dell'onere morale di difendere la memoria di Attilio Manca, di difendere la necessità di ricercare la verità per ottenere giustizia, con la specificità, che non è propriamente barcellonese ma è italiana, che quest'onere, che dovrebbe appartenere prima di tutto alle istituzioni dello Stato, se lo devono addossare i familiari delle vittime. Io, diciamo, per mia deformazione professionale, questo incarico me lo trovo addosso spesso, e in questo, proprio in questo mese, ci troveremo in un mese cruciale sia per la tutela della ricerca della verità per Attilio Manca, sia, e lo voglio ricordare essendo qui presente il signor Vincenzo Agostino, per la verità sul duplice omicidio di Nino Agostino e di sua moglie Ida Castelluccio, perché proprio il prossimo mese scadranno le indagini curate dalla Procura Generale di Palermo nei confronti dei presunti assassini di Nino Agostino e Ida Castelluccio. E quindi quella sollecitazione all'attenzione della società sui fatti giudiziari è una cosa che naturalmente non riguarda solo Attilio Manca, ma riguarda
le tante storie di giustizia non ancora raggiunta e nell'immediatezza, nel prossimo immediato futuro, riguarda pure la memoria di Nino Agostino e di Ida Castelluccio. Dicevo, è da 13 anni sostanzialmente che ci troviamo qui ogni anno a ricordare, perché già dal 2005 ricordo che eravamo qui e ricordo che in uno dei primi anni eravamo proprio in questa stessa sala, perché ho proprio vivido ricordo di essere stato seduto più o meno nello stesso posto in cui sono seduto oggi e con lo sguardo in una delle prime file vedevo un mio amico che da quasi 10 anni qui non può più essere presente, e in particolar modo dal 2 ottobre del 2008, cioè Adolfo Parmaliano. E vedete, parlo di Adolfo Parmaliana mentre parlo di Attilio Manca, perché in realtà c'è un costante canone comune a certe vicende, che è quello della necessità per chi sopravvive a questi morti di dovere incomprensibilmente, davvero mi verrebbe da dire quasi follemente, dovere proteggere la loro memoria. E voi sapete quanto certi balordi di sistema che preferiscono fare i corifei o i servi del potere, e guardate che gli ambiti del potere di questa città che si intravedono dietro la morte di Attilio Manca non sono molto diversi dagli ambiti del potere di questa città che furono toccati dalle denunce di Adolfo Parmaliana, e gli stessi sciocchi e balordi servi di regime che cercano di nascondere la verità su Attilio Manca sono gli stessi che si incaricarono di infangare la memoria di Attilio Manca, e alle volte spudoratamente qualcuno di quelli ce li troviamo perfino in sala, perché la spudoratezza a queste latitudini non ha mai confini. Che cosa c'è dietro l'omicidio Manca secondo le carte giudiziarie? Abbiamo saputo che c'è stata la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma, e per puro paradosso io in questa coppia di collegio difensivo con Antonio Ingroia, del tutto diciamo inusualmente rispetto ai miei parametri, mi trovo a essere diciamo la porzione ottimista del collegio difensivo. E è vero che c'è stata questa brutta notizia della richiesta di archiviazione, però guardate che se uno presta attenzione alle cose per come accadono, certo sono risultati montagne che partoriscono topolini, le fatiche morali che i genitori, il fratello di Attilio Manca e chi con loro ha cercato di difendere la memoria di Attilio Manca ha ottenuto, però guardate che la richiesta di archiviazione della Procura di Roma dice già delle cose che certificano definitivamente cosa sia stato lo stupro della giustizia a Viterbo, perché la richiesta di archiviazione della Procura di Roma non ci trovava in nessun punto a guardate, Attilio Manca era un eroinomane ed è morto per questo. No, la conclusione della Procura di Roma è vero che ci sono risultanze acquisite da questo ufficio sull'omicidio di Attilio Manca, ci sono plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, però secondo noi, ed è giudizio che massimamente non condivido, si tratta di dichiarazioni che alle volte parzialmente si contraddicono e non consentono di approdare a un processo per ottenere la condanna dei responsabili dell'omicidio di Attilio Manca. Però già solo questo, che per carità è un compitino grammaticalmente emendato di qualunque olezzo del tipo di quello che abbiamo visto nelle carte giudiziarie viterbesi, è paradossalmente
comunque la ratifica, la certificazione che ciò che era stato fatto a Viterbo per anni e anni e anni, anzi prima ciò che non era stato fatto, poi ciò che era stato fatto e poi ciò che è stato alle volte anche detto da pubblici commentatori in modo ulteriormente sputorato, era mera menzogna. E paradossalmente è la richiesta di archiviazione della Procura di Roma che ci dice questo. Ci dice questo però arrivando a delle conclusioni che noi non possiamo, ma non noi perché per posizione di parte, noi per applicazione dei canoni della logica e della ragionevolezza e perfino del buonsenso non possiamo accogliere. Perché, vedete, all'inizio la teoria è che c'era una mamma matta che si inventava teorie sulla morte di suo figlio, che era invece un tossico perso che era morto per droga, e invece lei voleva insistere in delle teorie stravaganti. Dopodiché si sono trovati degli elementi in realtà già c'erano fin da subito, perché io vi rimando al servizio delle Iene, se quella è la morte di un eroinomane, ditemi voi. Ma tralasciamo questo, a un certo punto arrivarono i collaboratori di giustizia a parlare dell'omicidio di Attilio Manca. E vedete, c'è una cosa che ho scoperto dalla richiesta di archiviazione della Procura di Roma e che mi ha dato molto da pensare. Voi sapete che il primo dei collaboratori di giustizia che parlò dell'omicidio di Attilio Manca, collegandolo alle cure apprestate all'allora latitante Bernardo Provenzano, per averla appresa questa informazione non da un signor nessuno, ma da uno dei capi mafia di questa città, cioè Giuseppe Gullotti, fu il casalese Giuseppe Setola. Bene, sapete che cosa ho scoperto dalla richiesta di archiviazione? Che Setola a un certo punto aveva intrapreso una fattiva collaborazione con la giustizia, naturalmente primariamente con la DDA di Napoli, che era l'organo requirente competente sul territorio nel quale aveva delinquito Setola. Aveva Setola reso un verbale di dichiarazioni sull'omicidio Manca anche ai PM di Palermo che si occupano della trattativa Stato-mafia, e se non che dopo un paio di mesi di fattiva collaborazione, al momento in cui Setola fu convocato per la seconda volta per essere sentito sull'omicidio di Attilio Manca, proprio quel giorno comunicò all'autorità giudiziaria che non aveva più intenzione di collaborare con la giustizia. Come se parlare delle decine di omicidi dei casalesi dei quali aveva parlato, alcuni dei quali si era pure attribuito alla propria responsabilità, parlare di altre gravissime vicende fosse stata una cosa non problematica, ma poi dover parlare dell'omicidio di Attilio Manca diventava una causa di preoccupazioni e di pericolo per la sua persona. E così venne meno la volontà collaborativa di Giuseppe Setola. E però voi sapete che ne abbiamo anche parlato negli anni scorsi, che ci sono anche degli altri collaboratori di giustizia, che hanno raccontato dei fatti precisi e che hanno indicato dei nomi precisi. E anche qui è l'ennesima zoppia dell'operato, in questo caso della Procura di Roma, perché vedete, la richiesta di archiviazione è stata proposta contro ignoti, se non che ci sono degli accusati. Ugo Manca è stato accusato dal collaboratore di giustizia Giuseppe Campo di essere uno degli esecutori del delitto. Si potrà dire in futuro che le prove raggiunte non sono sufficienti per poter portare a processo Ugo Manca? Si vedrà. Ma prima di tutto Ugo Manca deve essere iscritto sul registro degli indagati per omicidio volontario con l'aggravante di mafia di Attilio Manca. Lo stesso deve valere per Rosario Pio Cattafi, perché Carmelo D'Amico non ha parlato genericamente dell'omicidio di Attilio Manca, ma ha spiegato che uno dei mandanti è Rosario Pio Cattafi, quale elemento di collegamento fra apparati deviati dello Stato, dicasi servizi segreti, e la mafia barcellonese e quella orbitante intorno a Bernardo Provenzano. Dei nomi sono stati fatti.
Naturalmente la grande informazione spesso è dimentica di questi dati, e però, vedete, analizzando gli atti di tanti delitti come a me capita, io poi, per pura quasi coincidenza, mi viene da dire, mi trovo sempre a imbattermi negli stessi nomi, negli stessi circuiti criminali e nelle stesse deviazioni di Stato che prima precedono il delitto e addirittura spesso partecipano all'esecuzione e poi si occupano del depistaggio sul delitto per occultare la verità. E vedete, c'è un soggetto che è stato accusato di essere uno degli esecutori dell'omicidio di Attilio Manca, che è stato accusato non solo da Carmelo D'Amico, ma anche da un altro collaboratore di giustizia di Reggio Calabria, Antonino Lo Giudice. E questo signore che è stato accusato è un signore che è morto per apparente infarto, c'è stato chi ha sospettato di un infarto di Stato, è morto per apparente infarto ad agosto scorso nella spiaggia di Montauro in provincia di Catanzaro, ed era un ex poliziotto che si chiama Giovanni Aiello. E vedete le cose strane della vita? Io il nome di Giovanni Aiello, che poi mi trovo oggi nel fascicolo sull'omicidio di Attilio Manca, in realtà era un nome che ben conoscevo in quanto difensore del signor Vincenzo Agostino, perché Giovanni Aiello da numerosi collaboratori di giustizia era stato indicato come uno dei partecipi la sera del 5 agosto del 1989 all'assassino di Nino Agostino e di Ida Castelluccio. E guarda caso, il contesto che viene rappresentato da queste fonti è sempre lo stesso, e cioè si tratta di delitti che hanno visto compartecipazione perfino esecutiva di uomini di mafia e di uomini, che spiace dire, ma uomini di Stato, di uno Stato bandito per quella porzione, ma uomini di Stato, rappresentanti di corpi dello Stato. Avete sentito qual è la reazione di quella persona pura come una pulsella che risponde al nome di Rosario Pio Gattafi? Me lo sono segnato. C'è gente che va in carcere e suggerisce ai pentiti quello che devono dire. E poi aggiunge, oppure quei pentiti, parlava di Carmelo D'Amico, guardano su internet e apprendono. Ora vedete, Gattafi parlava di Carmelo D'Amico. Carmelo D'Amico, quando ha cominciato a collaborare con la giustizia, era al 41 bis. E oggi Carmelo D'Amico è detenuto. Ha interrogato dai magistrati della DDA di Messina, che hanno dei nomi e dei cognomi, il dottor Vito Di Giorgio, il dottor Angelo Cavallo, e da gli ufficiali di polizia giudiziaria del ROS di Messina, che hanno anch'essi nomi e cognomi, D'Amico ha reso quelle dichiarazioni. Vorrei che mi si spiegasse l'accusa che a insufflare di false dichiarazioni Carmelo D'Amico sia stato qualche suggeritore è un'accusa che viene rivolta a magistrati della Repubblica o a ufficiali di polizia giudiziaria? È questa la teoria che si vuole fare passare? Posto che, come dicevo prima, Carmelo D'Amico fino a oggi è in carcere e internet sicuramente non lo ha potuto utilizzare. Magari altri detenuti, posso anche ipotizzarlo che l'abbiano usato, ma giusto Carmelo D'Amico no. E allora, vedete, alla fine si diceva che cos'è la verità. Il nucleo della questione è proprio quella, e cioè non è la domanda esatta che cos'è la verità, perché possiamo filosofare quanto vogliamo sull'argomento e ci perderemmo. Sono le armi di distrazione di massa dalla verità il pericolo, perché spesso la verità
come nella lettera rubata di Edgar Allan Poe, ce l'abbiamo davanti, e si fa di tutto per evitare che venga riconosciuta. E allora qui il punto di inciampo di ogni discorso, il punto di selezione di ogni discorso, di qua o di là, è chi ha davvero voglia di dirla quella verità, che va solo detta, non va neanche cercata, perché spesso ce l'abbiamo davanti agli occhi. Perché di dire chi siano Ugo Manca o Rosario Pio Cattafi, trascuro di occuparmi di quell'altro soggetto lì che sproloquiava, intervistato dalle Iene, lo sappiamo tutti. Qui l'unico punto sul quale differenziare le posizioni è chi vuole essere complice di quelle persone e chi invece si arrende all'obbligo morale di accettare la verità per quella che è e per quella che apprendiamo dalle carte. Questo è l'unico nodo, e vedete, su questo io mi trovo a dover spendere una testimonianza personale, perché io, quando per la prima volta qualche mese fa, in particolar modo la mamma di Attilio Manca, mi disse: avvocato, come ogni anno, quest'anno ricorderemo la morte di Attilio e abbiamo piacere a che lei possa essere presente, io ho subito detto che naturalmente sarei stato ben lieto di essere qua, e mi sono organizzato per poterci essere nonostante mi potesse venire difficoltoso. E c'è una cosa che però non ho confidato alla signora e non ho confidato a nessuno, e che dirò pubblicamente, perché io ho avuto, un attimo prima di dire sì senz'altro, ho avuto una remora che riguarda proprio quel problema, e cioè l'obbligo morale di schierarsi a favore della verità, l'obbligo morale, come il bambino della fiaba di Andersen, di dire la verità. E questa mia remora dipende da un fatto accaduto di gravità inaudita, perché vedete, credo che l'ultima volta che io ho parlato di Attilio Manca qui è stata in occasione della presentazione del libro di Lorenzo Baldo. Vado a memoria, 7 giugno dell'anno 2016. E ho detto cose che chiunque mi sente avrà ritenuto più che prevedibili. Penso che vi avrò, ormai coloro che mi hanno ascoltato più volte, vi avrò perfino annoiato. Bene, è capitata una cosa fuori dal mondo, in un paese democratico, in un paese in cui un minimo di principio di legalità possa essere vigente. Ed è capitato per mano di un soggetto che, per fortuna, oggi non appartiene più alle istituzioni. Era in quel momento il dirigente del commissariato di polizia di Barcellona Pozzo di Gotto, il dottor Mario Ceraulo. Dovete sapere cosa è successo, perché questo spiega i motivi delle difficoltà poi nella ricerca della verità. In quell'occasione io dissi una cosa, e qui ci sono a poterlo testimoniare Angela Gentile e Gioacchino Manca. Quando Carmelo D'Amico rese certe quelle dichiarazioni ai magistrati della DDA di Messina, parlò di Cattafi. Io, per ragioni del mio lavoro, frequentemente mi trovo a passare il mio tempo al Palazzo di Giustizia di Messina, e in un'occasione, poiché è ben noto che io sono il difensore, insieme ad Antonio Ingroia, dei familiari di Attilio Manca, ebbi a parlare con i pubblici ministeri che avevano raccolto quelle dichiarazioni.
E uno di questi pubblici ministeri, che aveva depositato quel verbale e quindi non c'era più nessuna segretezza, innanzi al Tribunale della Libertà, laddove aveva fatto appello contro la vergognosa scarcerazione di Rosario Pio Gheddafi avvenuta a inizio dicembre del 2015, parentesi, e da quando è stato scarcerato Rosario Pio Gheddafi, che, come facilmente avevo previsto, non sono più esistiti nuovi pentiti barcellonesi. Sarà un caso? C'era stato Carmelo Bisognano, c'era stato Santogullo, c'era stato Carmelo D'Amico, c'era stato Francesco D'Amico, c'era stato Nunziato Siracusa in 5 anni. Poi arriva dicembre 2015, scarcerazione di Rosario Pio Gheddafi, il gota della mafia barcellonese, si taglia la lingua pur di avere la pulsione a collaborare con la giustizia. E allora vengo interpellato da quel magistrato sulla vicenda di Attilio Manca. Il verbale era depositato, anzi era stato pubblicato dalla Gazzetta del Sud, così noi lo apprendiamo, e mi si chiede: ma il nome di Gheddafi uscito a proposito di questa vicenda? Io dico: dottore, mi sembra ovvio, non ho nessun motivo per dubitare della genuinità della dichiarazione di D'Amico. E perché? Dottore, perché questa cosa noi l'avevamo già segnalata molti anni fa all'autorità giudiziaria di Viterbo, di come Ugo Manca fosse persona legatissima a Rosario Pio Gheddafi. E mi venne chiesto: ma esistono prove? Io ho detto: certo che esistono le prove, basta che sentite i genitori di Attilio Manca. Cosa che venne fatta. La polizia giudiziaria raccolse le dichiarazioni dei genitori di Attilio Manca, che indicarono i fatti specifici. Si parlava del battesimo della figlia di Ugo Manca. E l'autorità giudiziaria ebbe la prova giudiziaria dei rapporti fra Ugo Manca e Rosario Pio Gheddafi. Ora, nell'occasione in cui fu presentammo il libro di Lorenzo Baldo, io raccontai questa cosa. E dissi che la DDA si era adoperata per raccogliere quelle prove e grazie a un avvocato, cioè a me, e ai genitori di Attilio Manca, quelle prove le aveva trovate, mentre invece magari il commissario di questa città aveva altri interessi investigativi da coltivare. Bene, sapete qual è stato l'esito? E questo lo dico perché io le cose le dico pubblicamente, ufficialmente, e attendo sempre poi di avere pubblico contraddittorio, reazione in contraddittorio da parte di certuni. Sapete che per quella dichiarazione che io ho resi qui in un pubblico incontro, quel per fortuna pensionato ex funzionario di polizia, che ha fatto di tutto prima di andare in pensione di ottenere immeritatamente promozioni per meriti straordinari, quel funzionario di polizia ha scritto un'informativa di reato contro il sottoscritto per quello che avevo detto in un incontro pubblico qui come difensore dei familiari di Attilio Manca. Questo è capitato. È una cosa che, se fosse capitata a Palermo, a Reggio Calabria, a Napoli, a Trieste o in qualunque posto del mondo, a quell'ufficiale di polizia giudiziaria l'avrebbero davvero sì a quello lanciato dalla finestra. Perdonatemi la battuta cruenta. Questo accade in questa città. Per fortuna, da questo punto di vista, per quello che è il mio modestissimo parere, la situazione ormai è bonificata dal fatto che il commissariato di polizia oggi abbia altro dirigente e certa gente è andata in pensione. Però vedete, se voi andate a prendere certi nominativi, certi soggetti che hanno fatto il bene e il male di questa città, hanno deciso della vita e alle volte anche della morte
in questa città, coloro che hanno gestito le sorti del potere in questa città, guardate che raramente troverete impegno di organismi investigativi che si siano fatti carico di intervenire su certe persone. Vedete, per quanti anni, un decennio, anche in occasione di commemorazione di Attilio Manca, qui a raccontare che cos'era una figura importante, cioè il più potente magistrato di questo distretto giudiziario, dovevano essere solo i familiari delle vittime o questo modestissimo avvocato? Che ne doveva parlare in quanto avvocato dei familiari di Attilio Manca o in quanto amico del professore Adolfo Parmaliana o in quanto difensore dei familiari di Graziella Campagna o in quanto difensore dei familiari di Beppe Alfano? Bene, quel potente magistrato alla fine fu costretto a scappare dalla magistratura con una condanna per la più ignominiosa, per la più vomitevole delle diffamazioni commesse, come può essere quella commessa da un magistrato che manda un dossier anonimo schizzando fango contro una persona che si era uccisa denunciandolo. Bene, però quella persona, quel magistrato, il dottor Cassata, è dovuto scappare non per effetto delle certosine investigazioni del dottor Ceraulo o di altri, ma semplicemente perché dei privati cittadini, in questo caso i familiari di Adolfo Parmaliana, hanno preteso e alla fine ottenuto giustizia. Vedete, questo fatto è il canone esemplare di come funzionano qui le cose. Ancora oggi le cose funzionano così: solo sulla spinta del sacrificio personale dei familiari delle vittime e delle poche persone che le sostengono si può ottenere la dicibilità della verità e si può sperare di ottenere giustizia. Però, poiché ognuno di noi alla fine riesce a vivere solo nel modo che gli viene naturale, si diceva che chi nasce tondo non muore quadro. Può venire qualunque dottor Ceraulo, può venire qualunque episodio di intimidazione come tanti io ho subito in questa città, naturalmente non defletteremo a tutelare la ricerca della verità e della giustizia sull'omicidio di Attilio Manca.